Salve a tutti. Nello scorso episodio un brutto MSP non è riuscito a ottenere il risultato in casa del Castelnuovo Rangone. Altra settimana tosta in arrivo per l'MSP che dovrà assolutamente ritrovarsi. Riuscirà Mr. Fanti a risollevare i ragazzi dopo la brutta sconfitta? Scopriamolo. Ragazzi, ci siamo! Oggi, come sempre, è finalmente domenica. Siamo venuti in una settimana bella tosta, bella intensa, soprattutto perché domenica scorsa abbiamo giocato contro il Camposanto e abbiamo vinto in casa, mentre mercoledì abbiamo subito veramente una bella batosta da parte del Castelnuovo fuori casa. È stato un brutto mercoledì sera perché non ce l'aspettavamo e purtroppo subito l'episodio iniziale ci ha un po' scombussolati, non siamo riusciti poi a riprenderci come si deve. È arrivato il loro secondo gol e poi il terzo su rigore, però è andato così. In 9 siamo riusciti a fare ben poco, però niente, bisogna cambiare, svoltare pagina, perché da come vi ho detto da qui in avanti ci saranno tutti scontri diretti, quindi ogni partita sarà fondamentale per questo campionato, per il nostro cammino dell'MSP. E ricordiamo ragazzi, siamo al nostro primo anno di promozione, quindi è normale fare fatica, soprattutto al primo anno. Detto questo, stiamo andando verso Ferrara, andremo ad affrontare il 10 Martiri e anche loro lottano per conquistarsi questa salvezza in questo girone di ferro di promozione. Noi dovremo fare più di loro, perché oggi non esisteranno scusanti, oggi dovremo scendere in campo carichi al 100% e cercare di combinare meno errori possibili. Sembrano sempre le stesse cose, ma non sono sempre le stesse cose, perché nulla deve essere scontato, soprattutto in questo girone di ferro di promozione, e quindi niente, adesso stiamo andando verso Ferrara, speriamo bene per noi, ci vediamo direttamente al campo col discorso del mister, e ragazzi, in bocca al lupo. MSP, ad ora. La partita di oggi è l'ennesima partita finale delle 9 che avevamo detto. Tutte finali, però ragazzi dobbiamo andare in campo pensando che le finali bisogna giocarle per provare a vincerle, ed è importante approcciarle così le partite. Perché giochiamo oggi contro una squadra che, come vi ho detto domenica scorsa, se ha 2 punti più di noi, sono come noi, tante volte all'andata abbiamo vinto la partita con merito. Hanno qualche giocatore di stucco, l'attaccante, il centrocampista, che è quello da poco. Quindi, quando una squadra gioca con giocatori di un certo livello, quei giocatori bisogna tenerli d'occhio quando hanno fatto. Pertanto vi prego di giocare come sapete, tutti uniti, sputando l'anima. Poi noi abbiamo un po' di difficoltà perché Rotterdam inizia squalificato. Amen. Giocano 11 giocatori, tutti bravi, perché se siete qui, siete tutti scelti! Chiaro? Ragazzi. Buon pomeriggio dallo stadio comunale di Porotto, da Ematosci, è il giorno di 10 martiri contro MSP, valida per la 24esima giornata di campionato. L'MSP che arriva dalla vittoria di qualche giorno fa per 2-0, quindi ha preso ossigeno in classifica. Infatti le due squadre sono appaiate con i 10 martiri a quota 30, MSP a quota 28. Samuel si parte in questo match e sarà subito rimessa laterale per l'MSP.
Pallone nel cerchio di centrocampo dove si lotta di testa. Samuel poi mette ordine, la mette giù e allarga. Forse subisce anche fallo. Per l'arbitro non è così. Allora scodellata in avanti. Attenzione. Prova a mettere giù Colace. Però vede Veronesi in anticipo e lo chiude. Fallo laterale. Messa lunga. Cercare Igo Beli che mette giù solo per un attimo. Poi arriva Samuel. Riesce a gestire molto bene il pallone. Campo un po' irregolare. Attenzione, vediamo dentro l'area di rigore. Lato corto, deve arrivare Samuel a chiudere. Lo fa benissimo. Grandissima chiusura del numero 6, che però poi riconcede il pallone ai 10 martiri che provano ad andare. Attenzione, scambio al limite dell'area di rigore. Il campo non aiuta. Parte il cross in mezzo. Samuel sul primo allontana. Poi arriva Veronesi. Ancora Veronesi che scambia, prova a dare uno sguardo in area di rigore, la mette sul primo, allontana però la difesa dell'MSP con Samuel. Poi però altro pallone perso, altro pallone recuperato dal numero 6 che lo protegge, forse sperando di guadagnare una rimessa dal fondo, ma non è così. Lo attaccano in due, poi si rifugia in fallo laterale, anzi rimessa direttamente dentro l'area di rigore. Samuel spizza la palla che rimane lì. Attenzione, possibilità per i 10 martiri che provano con il mancino di Maronju. Pallone basso al limite dell'area di rigore, prova a chiudere l'MSP, si chiude centralmente ma lascia qualche spazio sull'esterno, infatti ne prova ad approfittare Veronesi che mette in mezzo, basso, non arriva niente. Ora rimessa da parte di Mazzetti, poi la palla che arriva al limite per Colace che ci ha pensato pochissimo. Messa laterale dentro l'area di rigore, viene a prendersela Bartolini che si gira con il mancino. Buona la possibilità. Altro pallone per Igboeli, messo giù. Attenzione, ci sono delle timide proteste ma si va avanti. Allora riconquista il pallone la squadra di casa, i bianco-blu. Attenzione, ancora Igboeli che fa da sponda, regala una conclusione. Samuel osserva il posizionamento e fa partire il suo cross con una parabola a rientrare. Deve toccare Manfredini, allontana. Poi Lucarini, spalle alla porta, prova a girarsi. Attenzione, a sostegno arriva anche il cross da parte di Marco. Vediamo Samuel, altro calcio di punizione. Si aspetta il fischio, tutti dentro. Il cross in mezzo al mucchio, poi il colpo di testa, la deviazione in corner da parte di Veronesi. Poi Gboeli al limite dell'area di rigore, ancora Maronju che pensa alla conclusione, poi facile per Ferrone. Va avanti ancora l'MSP, sbaglia però questo passaggio in avanti in maniera abbastanza banale dal monte. Poi attenzione Gboeli, Ferrone in qualche modo di tacco addirittura riesce a inchiodare il pallone. 43-50 in questo momento. Pallone dentro, a cercare i Pagani. Prova a girarsi, arriva anche Samuel al limite. Attenzione, inserimento, il mancino poi da parte di Frignani. Corner per i 10 martiri che osserva il posizionamento e la butta nel mucchio. Poi attenzione, la fanno rimbalzare. Difensori qua poco attenti, ne stava per approfittare l'inserimento. Altro pallone dentro da parte di Bianconi. Igboeli stavolta anticipato, lotta, poi arriva anche Samuel, attenzione. Momento confuso, poi però spazza tutto dal monte e addirittura riesce a pescare Colace, ma non c'è più tempo. Finisce 0-0 il primo tempo. Fine primo tempo, 0-0, partita abbastanza equilibrata, però non ci sono state troppe azioni. Come l'hai vista te l'MSP? Allora l'MSP abbastanza bene, dai, Samuel molto bene, quindi molto Samuel da ricordare reduce dal pallone d'oro, quindi è un pochino acciaccato, però sta comunque giocando come suo solito. E niente, in un secondo tempo secondo me finisce 0-0. Anche secondo me. Passiamo qui a, non so manco io dove siamo, però ci sono un botto di fan. Dieci martiri, adesso prenderanno 10 pere. Andiamo con il secondo. Forza MSP! Forza MSP!
ancora in avanti. Attenzione, possibilità, la conclusione. Ferrone controlla. È partito meglio i 10 martiri, ma attenzione, l'MSP prova ad uscire con Samuel. Allarga il pallone, poi ancora Samuel centralmente a cercare la sponda di Bartolini, che arriva puntuale per Colace dentro l'area di rigore. Colace! Peccato qua per l'MSP, era una ghiotta occasione. Sempre Samuel nel mucchio. Cross in mezzo, la palla che passa. Ritmi un po' più elevati in questo secondo tempo e lo si vede. Attenzione, vediamo ancora Aguiari attaccato da Samuel, che è letteralmente ovunque, sta giocando una grandissima partita Samuel. Poi il campo qua non lo aiuta. Quasi sul dischetto del centrocampo Samuel mette dentro questo pallone che passa. Poi attenzione, arriva il cross basso da parte di Traina. Era una buona possibilità per l'MSP. Rimessa lunghissima dentro l'area di rigore. Arriva puntuale il colpo di testa di Bartolini. Si era inserito Samuel. Esce Manfredini e riparte. Attenzione, ancora il pallone che viene raggiunto in questo momento da Colace, che ne approfitta di un buco difensivo. Ancora Colace, passa Colace, tunnel! Colace! 1-0 al 67esimo, passa l'MSP. Grande errore della difesa, ne approfitta però Colace, fa addirittura tunnel a Manfredini. 1-0 quindi. Comunque è stato Caparbio il numero 10 dell'MSP, che ha avuto anche un'occasione in precedenza. Vediamo qua, doppio tunnel e poi va ad esultare. Il pallone dentro per la girata. Mamma mia cosa ha provato Pagani. Sarebbe stato un gol fantastico. Dentro l'area di rigore allontana bene la difesa dell'MSP. Lo insegue Luccarini, che riesce a recuperare il pallone, prova a ripartire in transizione, poi si strattonano un po', non c'è fallo, allora va avanti. Uno contro uno, poi deve arrivare molto bene anche Marcu a mettere in fallo laterale. Si lamenta Samuel per un colpo ricevuto dal suo compagno. Devono addirittura entrare i medici per assicurarsi che Luccarini possa recuperare. Classe 2003. Vedremo se riuscirà a rimanere in campo. Non capisco però, addirittura portato dai suoi compagni fuori dal rettangolo di gioco. Deve essere qualcosa di serio. Infatti ci sarà anche un cambio. Fuori Luccarini, dentro Guanti. Si può ripartire con la rimessa laterale. Attenzione, riesce a sfondare in qualche modo i 10 martiri, che chiedono un calcio di rigore. Non c'è nulla però per l'arbitro. Uscito Ferrone, la fa sua. Calcio di punizione, prova ad andare Maron giù direttamente sulla barriera. Poi va, parte il cross e sul secondo palo, colpo di testa però lontano di Bigoni. Altro pallone dentro al mucchio, riesce addirittura a stoppare, poi il sinistro, occasione ma grandissima però la parata di Ferrone, che è dovuta andarla a prendere lì. Poi Samuel lotta a centrocampo, sfugge via dalla marcatura molto bene, poi commette fallo, forse non è stato lui, ma ci sarà calcio di punizione per i 10 martiri. La battono veloce, attenzione, possibilità, Ferrone dice di no. Grande risposta del numero 1 dell'MSP. Grandissima parata su Maronju. Rossa ad uscire, addirittura Manfredini ha provato a colpire il portiere. 92-30, si gioca ancora. La palla viene scodellata dentro l'area di rigore. Possibilità, rimane lì, poi il destro altissimo, occasionissimo per Bigoni, che spedisce alto, si salva l'MSP. Altro pallone giocato in avanti, non vuole finire questa partita, ci sarà però un'ultima possibilità. Batte veloce la palla il padrone di casa, poi rimane lì al limite dell'area. Bigoni, destro! Bigoni fa l'1-1 così al 95:30. Pesca il jolly da lontano, rasoiata che si va ad infilare nell'angolino. Nulla da fare per
Ferrone 1-1, doccia gelata per l'MSP. Andiamo a riapprezzare il destro di Pigoni. 97esimo. E l'arbitro dice che basta così. Finisce 1-1 tra 10 martiri MSP Calcio. Un saluto dai Matoshi. Ragazzi, che dire, è finita l'ennesima partita. Partita molto molto tosta. Siamo andati in vantaggio nel secondo tempo, siamo stati abbastanza bravi, molto bravi, però peccato che non abbiamo resistito fino all'ultimo, perché anche loro sono riusciti a trovare un gol. Pareggio molto molto amaro, perché poteva dare veramente una grossa mano in classifica e potevamo giudicarci 3 punti al posto di 1. Va benissimo perché non abbiamo perso, però siccome siamo in un momento in cui dobbiamo assolutamente guardarci le spalle, anche le squadre dietro stanno facendo di tutto per aggiudicarsi questa salvezza. Noi ci stiamo provando e oggi è andato un po' così così. Io come sempre ringrazio i miei sostenitori che vengono sempre a vedere le mie partite. Come hai visto questa partita? Allora, primo tempo dominato da 10 martiri. Il prossimo? Secondo, secondo tempo ho visto più l'MSP. Nel primo tempo un po' più la 10 martiri. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio sempre per aver visto questo magnifico video, per aver visto questo ennesimo episodio. Mi raccomando, lasciatemi un commento, lasciatemi un like e ci vediamo al prossimo video da Ferrara. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Purtroppo, come avete già visto nel video, ho subito un infortunio abbastanza importante al ginocchio destro, rompendomi il menisco, lesionandomi il crociato e il collaterale, fratturandomi il piatto tibiale. Purtroppo è andata così contro il 10 martiri e la mia stagione è finita. Mi dispiace un sacco perché nelle ultime partite importanti per l'MSP comunque non riesco a dare il mio contributo. E niente, la mia stagione finisce qua purtroppo e vorrei fare un grande in bocca al lupo ai ragazzi e alla società, al mister, a tutti, e in modo tale che riescono a portare a termine la stagione e a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati fin dall'inizio. E ringrazio tutti per i vari messaggi di supporto che mi avete mandato. Grazie mille, ciao ragazzi. Passiamo con la punizione. Bello il lancio per Luccarini, la stoppa in aria, Luccarini si accentra, Luccarini!